Io credo che al di là delle proprie convinzioni personali e politiche, questa mattina è difficile non essere amareggiati e non essere particolarmente tristi per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. E lo dico proprio convintamente, al di là delle posizioni personali politiche, ma anche delle proprie convinzioni personali. Io mi sono chiesto in questi giorni cosa ancora vogliamo vedere nel Mediterraneo, quanti morti vogliamo ancora vedere nel Mediterraneo, affinché la comunità internazionale, l'Europa, finalmente questa Europa alla quale, e l'ho detto già purtroppo l'altra volta intervenendo per la stessa questione, questa Europa alla quale abbiamo dato in maniera superficiale anche il premio Nobel per la pace. Quanti bambini, quante madri rinchiuse in una stiva di una carretta del mare devono morire in una maniera inconcepibile affinché la comunità internazionale si svegli. Noi lo diciamo da sempre, in maniera anche decisa, probabilmente non condivisibile per una parte di questa assemblea nei modi, ma alla base di tutto noi stiamo parlando da troppo tempo di esseri umani che in questa società moderna del XXI secolo io ritrovo inconcepibile, inconcepibile che si possa morire così a pochi chilometri da questa Europa, poca miglia da questa Europa. Io ho delle convinzioni, noi abbiamo delle convinzioni politiche molto diverse, lo dicevo prima, da parte di questa assemblea, ma pur non condividendo troveremmo forse più logico che la comunità internazionale avesse il coraggio di andare a prenderli allora a questo punto, questi disperati, e non attenderli a poche miglia e assistere inermi a quello che succede. Ma è una questione umana, è una questione che un uomo moderno, un uomo che fa parte di questa società non può non pensarlo. Un padre di famiglia non può non pensare questo. Io non voglio, sicuramente non è il momento di fare polemica. Concordo con quello che diceva il presidente Schifani. Sì, è difficile parlare oggi con la Libia, quasi impossibile, due governi. Però, Presidente, la comunità internazionale è andata in paesi senza chiedere permesso per questioni ben meno nobili di quelle di salvare vite umane, per il petrolio, per altre questioni ben meno nobili. E se la comunità internazionale, le Nazioni Unite, l'Europa avessero veramente la volontà seria, decisa, ferma, umana, beh, avrebbe dovuto già fare qualche cosa. Al collega De Cristoforo, che sicuramente, al quale non riuscirò a dare lezioni di propaganda, non concordo sul fatto col quale afferma che 70 anni fa abbiamo assistito alla stessa cosa. Voglio ricordare le parole non mie, non sono sufficientemente intelligente, ma quelle che diceva Henry De Luca proprio ieri, che mi risulta non sia leghista. La differenza fra il genocidio di 70 anni fa è che la merce, parole sue, veniva pagata la consegna, per cui si aveva la certezza
e scusate la brutalità delle parole, ma che condivido, si aveva la garanzia che la merce sarebbe arrivata. Oggi la merce si paga alla partenza e se viene consegnata non ne può fregare di meno nessuno. Questa è la verità e questa è la rappresentazione plastica della società del ventunesimo secolo. Questa è la rappresentazione plastica di questa comunità internazionale piena di ipocrisia. E allora qualcuno dice che proprio noi siamo quelli che facciamo la propaganda. No, non è propaganda dal nostro punto di vista. Noi abbiamo gridato a gran voce quanto l'Europa sia sorda, l'Europa sia incapace, la comunità internazionale sia incapace di far fronte a questa tragedia umanitaria, al netto della posizione politica, dei convincimenti personali. Stiamo parlando di persone e poi la questione di parlare di immigrazione clandestina a questo punto ha poco senso. Qui stiamo parlando di uomini, donne e bambini che quotidianamente, non sappiamo neanche quanti, annegano o vengono trucidati nel nostro mare, nel Mare Nostrum. Beh, io penso che il punto di partenza, il punto di riflessione serio sia questo. Chi vuole fare propaganda oggi non siamo sicuramente noi. Noi abbiamo ben presente com'è la situazione, l'abbiamo presente da lungo tempo, sappiamo chi ha grosse responsabilità. E oggi chi ha queste responsabilità si deve vergognare verso l'umanità intera per quello che sta succedendo. E lo dico al netto della mia posizione politica, lo dico da padre di famiglia, c'è da vergognarsi della situazione. E chi vuole fare propaganda la faccia pure, chi vuole dire che noi facciamo propaganda lo dica pure. Noi non abbiamo fatto propaganda, noi abbiamo gridato e continuiamo a gridare da sempre che la comunità internazionale, l'Europa e altro paese a strascico non fa assolutamente nulla, non fa assolutamente nulla di quello che un paese civile dovrebbe fare. Questa è la realtà.